Dottor Ghigliano, oggi si inaugura la lounge di Six Diamond, nuovo investimento su Malpensa, il miglior modo per riprendere dopo 2 anni difficili per tutti, immagino anche per il settore dell'autonoleggio qui. Sono stati 2 anni sfidanti, ma devo dire di grande soddisfazione, perché a parte il 2020, che chiaramente soprattutto i primi 6 mesi hanno risentito pesantemente della situazione Covid, gli altri mesi ci hanno regalato, hanno ricominciato a regalarci soddisfazione, nel senso che è proprio di tutte le persone il desiderio di viaggiare, di spostarsi, forse anche di non sentirsi intrappolati in qualche luogo. La casa sicuramente è importante per tutti, però quando si è obbligati a stare a casa la sensazione alla fine non diventa positiva. Il 2021 è andato molto bene, devo dire, per noi è stato un anno in cui abbiamo pienamente ripreso la nostra attività in tutte le brands, con tutta la linea della flotta. Il 2022 si presenta ancora meglio del 21. Una lounge inaugurata, nuovi servizi, la digitalizzazione, come sta cambiando il settore dell'autonoleggio? Il settore dell'autonoleggio è in grande trasformazione, prima di tutto perché, come accennava lei, la digitalizzazione è sempre più importante. Oramai le vetture, ma forse una testimonianza è data dal noto brand Full Electric, il primo che si è presentato sul mercato, che addirittura non si sente più un costruttore di automobili ma un costruttore di robot. È un costruttore, di uno sviluppatore di software. Questa è un po' la logica che a nostro parere stanno seguendo tutti i costruttori e che stiamo seguendo noi, non di conseguenza, ma essendo leader del mercato in questa situazione. Riteniamo che la digitalizzazione sia l'unico modo possibile per rendere disponibile al pubblico tutte le risorse di mobilità di cui nelle varie fasi del viaggio i nostri clienti hanno bisogno. Se lei prende l'applicazione Six, quindi la Six App, vede che già incorporiamo tutti e tre i servizi fondamentali della mobilità, quindi il più tradizionale car rental, il car sharing fatto all'interno delle città e il cosiddetto wheeling, quindi il noleggio con conducente che può essere taxi oppure il più tradizionale, la più tradizionale vettura con un conducente. Ma non è solo quello, la digitalizzazione riguarda anche i processi di vendita. Oramai la stragrande maggioranza delle prenotazioni sono fatte per tramite di siti web, penso sia inutile ricordarlo, e che per quanto riguarda particolarmente Sixt, riguarda tutta la fase del viaggio, che quindi va dalla prenotazione fino al rientro della vettura in branch. Al momento tutto il processo è completamente digitalizzato. In Italia stiamo cominciando l'espansione di un nuovo servizio che si chiama Sixt Express, il quale permette all'utente, una volta sceso dall'aereo, nel caso di un aeroporto, di selezionare tra un elenco di vetture esattamente quella che vuole noleggiare, quindi scegliendo anche dettagli come il colore piuttosto che l'equipaggiamento, il modello eccetera, e arrivare in branch saltando quella che può essere una fase un po' più noiosa che quella di un'eventuale attesa al banco, e ritirando direttamente le chiavi da un apposito box in cui le chiavi fuoriescono riconoscendo un codice di prenotazione. La stessa cosa quando la vettura rientra, basta far rientrare le chiavi all'interno dell'apposito key box e tutta la fase di verifica della vettura, integrità e quant'altro viene fatto automaticamente dal nostro operatore. Questo per permettere a tutti di trovare efficienza, velocità e soprattutto riconoscibilità nel brand Sixt. Il progetto Diamond fa parte di questa filosofia, nel senso che all'opposto c'è una certa categoria di utenti che sono tipicamente i viaggiatori d'affari, quindi quelli che viaggiano più frequentemente e che hanno bisogno più che del costo più basso, della possibilità di utilizzare servizi esclusivi, di avere un'area come questa dove svolgere una parte della propria attività lavorativa, trovare un momento di ristoro, accomodarsi incontrando delle persone se fa parte del proprio lavoro, e comunque sempre avere un servizio unico, perché i banchi della Six Diamond sono sempre dedicati ai clienti Diamond, quindi appena arrivati in aeroporto i clienti sono sicuri di trovare un banco libero con una persona professionale che li serve nel modo migliore possibile. Le chiedo se ci fa un quadro della vostra presenza in aeroporto e poi se ci sono prospettive occupazionali e di crescita di nuovi investimenti. Allora, noi siamo presenti nei principali aeroporti italiani, non solo nell'area di Milano. Quelli di Milano li copriamo assolutamente tutti. Abbiamo delle relazioni ormai consolidate con SEA, che sono, devo
dire, dei collaboratori molto, molto preziosi per noi, e quindi siamo sicuramente nell'area aeroportuale anche di Milano per il lungo periodo, non per il breve periodo. Per quanto riguarda le possibilità occupazionali, negli ultimi 5 anni siamo sempre cresciuti. Una previsione di crescita per l'aeroporto milanese c'è, è concreta, e quindi sicuramente ci saranno possibilità di avere nuovi inserimenti.